Grazie, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi un po' di acquisti fashion che ho fatto nelle ultime settimane e anche mostrarvi alcuni dei vestiti che mi sono arrivati, dei capi che mi sono arrivati da Shein. E come sempre di tutte le cose che vi mostro vi lascio qua sotto i link diretti e parto proprio da Shein. E mi dispiace un po' farvi vedere queste cose perché due di queste cose, in totale sono tre, sono vestiti estivi, capi estivi, perché quando li ho scelti faceva ancora caldo, si poteva tranquillamente uscire con i vestitini, invece adesso non più perché le temperature si sono abbassate radicalmente, almeno qui a Brescia. Però vabbè, ve li faccio vedere ugualmente, inizierò ad utilizzarli ormai l'anno prossimo. Parto da questo vestito che assomiglia molto a un vestino che ho preso da Zara qualche mese fa e che mi piace tantissimo, sempre azzurro, molto ampio, molto morbido, e anche questo più o meno è lo stesso discorso, cade veramente morbidissimo. Di questo ho scelto una taglia S, ma forse mi andava tranquillamente bene anche un XS perché è veramente super largo. Comunque è a righe azzurre e bianche, e poi nella parte alta, insomma sopra il seno, c'è questa decorazione in pizzo, diciamo, questi fiorellini che vengono poi ripresi anche sulla manica. Indossato mi piace molto, appunto veste ampio, però mi piacciono questi vestitini da utilizzare in estate con dei sandaletti gioiello bassi, e con l'unica cosa che peccato è che non riuscirò ad utilizzarlo quest'estate perché ormai se n'è andata definitivamente. E comunque il tessuto è abbastanza buono, è leggermente, ma leggermente, giusto per appena trasparente, quindi magari, cioè trasparente, segna magari un pochettino la cucitura delle mutande, però veramente una cosa minima e non mi dispiace affatto. Un altro capo che ho scelto, anche questo estivo, è questa tutina, che in realtà non è una tutina perché è un vestito, scusate, però sembra quasi una tutina, effetto jeans, vediamo, poi sicuramente vi faccio vedere anche i capi indossati così riuscite a capire meglio. Comunque resta aperta, quindi si infila proprio come una giacchettina ed è veramente super facile e veloce da indossare. Anche questo l'ho scelto in taglia S, c'è il bottoncino, quindi si chiude così davanti, e poi c'è anche questo, ci sono anche questi due lacci, diciamo, per fare il fiocco. Lo faccio così vi faccio vedere un attimo meglio come il risultato finale, diciamo. Ok, ecco qui, quindi in sostanza questo è il modello di questo vestitino. Mi piacciono molto, ultimamente quest'estate sono andata un po' in fissa con i vestitini e magliettine effetto jeans, insomma color jeans. La scollatura è abbastanza pronunciata, quindi sotto bisogna comunque portare un reggiseno perché altrimenti si intravede qualcosa, oppure volendo si potrebbe anche andare a mettere un bottoncino per chiudere, per tenere un attimo più chiusa la scollatura. E poi c'è appunto questo fiocchettino che si fa in vita e che è veramente molto bello, dietro è fatto così. Questo per quello che costa mi ha fatto veramente impazzire perché è fatto molto bene, il tessuto non è di quelli scadenti tipo standard Bershka e H&M, e veramente indossato per quello che costa vale assolutamente, se non sbaglio costa sui 13-14 euro ed è veramente molto bello, me ne sono innamorata. E poi l'ultima cosa che ho scelto, fortunatamente si vede che ci ho pensato un po' e ho scelto un capo autunnale barra invernale, nel frattempo sta passando un aeroplano, comunque ho scelto un giubbino tipo jeans, sì, un giubbino di jeans, diciamo, nero. Io in realtà un giubbino in jeans nero non ne avevo, quindi sono stata contenta, insomma, di trovarlo su questo sito. Anche di questo ho preso la taglia S e anche questo mi va perfettamente. C'era anche la XS volendo. Davanti è abbastanza semplice, ha i bottoncini, ha un po' di strappi, insomma, diciamo, non è cucito bene sul fondo tutti questi, queste frangettine un po' effetto tagliato male, ma la chicca, la cosa bella, è la parte dietro sulla schiena perché ci sono queste labbra molto simpatiche con, realizzate tutte con le paillette, c'è qualche filo qua e là da tagliare,
però nel complesso devo dire che non è affatto male neanche questo, anche questo indossato mi piace molto. Questo genere di giubbini, sia in jeans che in similpelle, li utilizzo veramente tantissimo da settembre, da metà settembre fino ai primi di novembre. E appena l'ho visto, specialmente per questo particolare sulla schiena, ho detto ma quasi quasi scelgo un giubbino, che non avevo mai preso un giubbino su Shein. Solitamente cado sempre su delle magliettine o su dei vestitini, invece devo dire che non mi sono affatto pentita di questa scelta, perché è veramente fatto bene. Poi anche sul colletto ci sono un po' di strappi, di cuciture fatte un po' male, ma proprio sono volute. E niente, adesso inizierò ad utilizzare sicuramente questo cappottino, che ancora non ho avuto modo di utilizzarlo. Poi faccio vedere gli acquisti che ho fatto io. Sono stata in questo negozio IM che si trova nel centro commerciale Elnos a Roncadelle. Non ero mai entrata in questo negozio, ma ci sono delle cose veramente carine, e visto che mi serviva qualche vestito nero per andare al lavoro, in questo negozietto ho trovato questo che mi piace molto, che è questo a maniche tre quarti, con le maniche, non so se si riuscì a vedere, leggermente trasparenti davanti. È veramente semplicissimo, sono quei vestiti che vanno abbastanza morbidi, che restano sopra il ginocchio, e dietro invece è fatto così, c'è una scollatura leggermente pronunciata sulla schiena, e sapete quanto mi piacciono le scollature sulla schiena in generale, sia nelle magliette che nei vestiti o anche nelle tutine. Indossato veramente mi piace molto, perché è comodissimo. Questo lo utilizzo sia senza calze, quindi con le gambe nude e magari degli stivaletti, dei biker, oppure mi capita di indossarlo quando fa veramente freddo con delle calze coprenti nere, sempre degli stivaletti, oppure secondo me questo genere di vestiti stanno molto bene anche con gli stivali, quelli che arrivano quasi sul ginocchio, bassi, e poi o comunque anche col tacco, però che segnano tutta la gamba, che vanno dietro tutta la gamba, non so se avete capito, però anche quel genere di stivale con questo tipo di vestito mi piace molto. Poi vi faccio vedere altre due cosine che ho preso da Bershka. Anche lì sono stata perché volevo prendere questo vestito che ho visto indosso a una mia collega, che mi è piaciuto talmente tanto che ho detto vado a vedere se lo trovo anche per me, ed è questo, anche questo nero, perché a lavoro devo vestirmi soltanto di nero. Questo appunto di Bershka, ho preso la taglia S, volendo c'è anche un XS, però ripeto, questi li preferisco leggermente più morbidi, non troppo aderenti. Questo costava pochissimo, l'ho pagato 15,99 euro. E c'era anche in altri due colori, rosso e verde bottiglia, molto belli anche gli altri. Io l'ho preso soltanto nero, alle maniche a tre quarti con questo volante, diciamo. E poi vabbè, semplicissimo, cade, è bello morbido, arriva sopra il ginocchio, però non è troppo corto. E veramente mi piace molto il tessuto, anche questo è buono ed è ottimo questo, un po' come l'altro, da utilizzare sia con le calze maglia, ma anche tranquillamente con le gambe nude. E poi ho preso questo maglioncino, ce n'erano di altri colori, io l'ho scelto bianco, c'era anche rosa cipria, rosa carne, e poi un altro che però non ricordo, forse anche nero, boh, comunque. Io l'ho scelto bianco, ho preso la taglia più piccola, la taglia XS, è un maglioncino che resta comunque corto ma non troppo, quindi effetto crop top, però non è troppo corto. E al dettaglio, qua sulle maniche, con questi nastri, insomma, che passano all'interno di questi anelli, queste stringhe, non so come chiamarle. Indossato mi piace veramente molto. Amo indossare i maglioni un po' morbidi in inverno, con dei jeans skinny a vita alta. E questo l'ho pagato $19,99. Veste molto bene, quindi se vi piacciono questi maglioncini un po' corti da abbinare appunto con le jeans a vita alta, andate da Bershka, perché ce ne sono veramente di molto carini. E poi passo a Primark. Come avete potuto vedere nella night routine, ho fatto di nuovo shopping da Primark. Voi vedete sempre queste borsine giganti nei miei haul, ma in realtà poi all'interno ci sono sempre tre cosine in croce. Parto dall'unico capo di abbigliamento che ho preso da Primark. Secondo voi cosa ho potuto acquistare da Primark di abbigliamento? Ovviamente un pigiama. Questo in realtà l'ho preso e l'ho pensato per mia sorella, però magari ce lo ruberemo ogni tanto.
pesantissimo, è proprio il pigiama invernale, che chiama inverno da tutti i pori, urra inverno a tutti i pori, perché è questo, è super, tiene un sacco di caldo, super peluscioso, super morbidoso, veramente dormire con questi pigiami non ce la faccio perché sono troppo pesanti, ma è sicuramente una valida alternativa per stare in casa durante il giorno se si vuole stare comoda. Io adoro stare in casa col pigiama se non devo uscire, e quindi sicuramente un pantaloncino, un pigiama, un pantaloncino, un pantalone del genere sicuramente tiene un sacco di caldo. Sono tutti grigi con l'unicorno, ebbene sì, li ho scelti con l'unicorno, ma c'era anche uno tutto fucsia con i fenicotteri, anche quello molto bello. Comunque questi sono i pantaloni, ecco qua. E poi ovviamente c'è la maglietta, la parte di sopra, anche questa con un unicorno gigante, non so se riuscite a vedere, dietro ha tutte le stelline bianche. Questo l'ho pagato 13 euro, ecco qui. Poi ho preso nel reparto home questo porta washi tape tutto trasparente con il dettaglio rose gold. Questo sicuramente lo posizionerò sulla mia scrivania. Oltre a questo, uguale, c'era anche la graffettatrice, però quella non l'ho acquistata perché ce l'ho già di Tiger e non me ne serviva un'altra. Però anche quella era veramente fatta molto molto bene, praticamente con gli stessi colori di questa. Poi ho preso questa mega coperta che tra l'altro era scontata del 18%, l'ho pagata 9,90€ anziché 12€, tutta morbidosa, l'ho scelta grigia, questa finirà a casa nuova perché finalmente abbiamo iniziato, ci siamo decise, quindi adesso inizieremo i lavori e poi quando tutto sarà finito andremo a vivere là. Quindi appena ho visto questa coperta mi è piaciuta subito e ho deciso insomma di prenderla per casa nuova. È veramente super super morbida. L'ho scelta grigia, a parte che c'era solo grigio, però il grigio è un colore che mi piace molto. È fatta così, quindi con i pois, e poi nella parte interna invece è bianca. Volendo si può utilizzare sia da questo lato ma anche da quello bianco. È veramente molto grande. E queste coperte sono anche perfette da utilizzare proprio in questo modo, cioè mi stanno proprio di inverno, mi manca soltanto una tazza di cioccolato e sono a posto. E poi per stare in tema a questa coperta ho comprato, sempre da Primark, queste ciabattine con il pelo. Mi sono piaciute un sacco, mi è piaciuto molto questo tono di grigio, c'erano anche in altri colori, ad esempio quella ciabatta nera con il pelo rosa, poi c'erano tutte nere, però io mi sono innamorata di questo colore. Ho preso una taglia molto più grande del mio piede perché ho preso un 40-41, io solitamente porto un 37-38, però questo numero mi va bene. Le ho già utilizzate da quando le ho prese, praticamente ho già tolto il cartellino, ho già iniziato ad utilizzarle perché sono veramente comodissime. Queste le ho pagate 6 euro, il pelo è veramente super super morbido e le ho già simili, le avevo simili di H&M con il pelo rosa e la pianta bianca, però questo colore mi sta proprio di inverno, il grigio è un colore che mi piace molto, che utilizzo tantissimo e mi sono fatta tentare e alla fine ho deciso di prenderle, però sono veramente comodissime. Se avete Primark vicino, se questo genere di ciabattine vi piace, fateci un salto, provatele perché ce ne sono veramente di tantissimi colori e per stare in casa sono veramente la comodità assoluta. Niente, detto questo, io vi ho mostrato tutte le cosine che ho acquistato e che ho ricevuto per quanto riguarda la categoria fashion nelle ultime due settimane. Presto arriverà anche un video dedicato invece alla categoria beauty. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un bel pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!